Walter Nocito, le elezioni regionali, c'è un po' di confusione sulla data, si parla del 26 settembre piuttosto che il 10 ottobre, ma già i termini sarebbero scaduti per il 26 settembre, se ci pensiamo bene, giusto? Buongiorno Martino, su questa data stiamo giocando un balletto inverosimile, a dire il vero poco dignitoso, non da luglio, bensì da febbraio scorso, perché abbiamo beccato la terza ondata e ora forse beccheremo la quarta ondata, anche se tutti ci dicono la quarta ondata non produrrà molti danni alle persone, morti e infetti gravi sintomatici, ma tanta infezione asintomatica. Sulla data c'è da dire che quello che si diceva nel 26 settembre è già saltato, perché i 60 giorni per indire tramite decreto del presidente facente funzione Spirlì sono già passati. L'ipotesi che rimane in settimana, questa settimana, è il 3 ottobre, se no, se questa settimana passa in vano e Spirlì fa altro, perché sta facendo altro, Spirlì gioca, scherza, fa campagna elettorale, ma non fa il decreto e non sta chiedendo nemmeno al Consiglio regionale qual è la data più opportuna. Di fatto il Consiglio regionale non esiste se non per assumere i clientes e quelli che saranno i famosi galoppini elettorali. Bene, se Spirlì farà il decreto di indizione settimana prossima, la data sarà il 10 di ottobre, che è 10-11, la sessione ultima per poter votare, in quanto la finestra elettorale del decreto legge di Draghi, fatto qualche mese fa, indicava la finestra 15 settembre 15 ottobre. Se vuoi la mia opinione, caro Martino, nessuno ha interesse a votare. L'unico che ha interesse a votare in questo momento è Luigi De Magistris, il quale ha iniziato da oltre 7 mesi la campagna elettorale, dal 29 di dicembre del 2020. Tutti gli altri non hanno iniziato la campagna elettorale, o meglio, l'ha iniziata Spirlì usando le risorse di visibilità e finanziaria della Giunta e del Consiglio, la usano gli assessori in carica, i quali probabilmente saranno tutti candidati, ma non è partita la campagna elettorale del PD di Amalia Bruni. Pare che a lungomare di Lamezia Terme inizierà il 3 di agosto. Ma una campagna iniziata il 3 di agosto sul lungomare o sulla spiaggia a me pare abbastanza scarsa, risibile, direi non adeguata all'obiettivo. Punta al divertimento e non alla sostanza. Le campagne elettorali si fanno nei luoghi di lavoro e si fanno nei luoghi sociali, non sulle spiagge ad agosto. Ecco, noi abbiamo però anche notato che la regione è abbastanza silenziosa sull'emergenza rifiuti. È un bel problema, anzi forse possiamo dire che è un problema atavico all'interno della nostra regione. Avete notato bene, Martino, questa regione è un nulla facente totale, se non qualche proclama dell'assessore capitano ultimo dei Carabinieri, ha lavorato pure al NOE, ma non fa nulla, né in fase repressiva, né in fase di programmazione, né in fase di emergenza. Si promettono i camion e i treni per esportare fuori Italia i rifiuti, ma a noi risulta che l'indifferenziato giace nelle strade delle città, dei paesi calabresi, e alcune città sono al collasso, per esempio Reggio Calabria. Non conosco bene ora il Tirreno Cosentino, ma l'indifferenziata è il problema. C'è da dire che non è un'emergenza. Caro Martino, chi parla di emergenza abusa di parole, è l'ordinario funzionamento della raccolta dei rifiuti in Calabria dai tempi del decreto Ronchi del 1996. Se vuoi ne parliamo un paio d'ore, ma non credo ci abbiamo il tempo. Siamo in una situazione di pessima gestione, prima in capo allo Stato con il commissariamento che ha lautamente pagato i professionisti senza produrre risultati, e ora non si riescono a fare né le discariche né i metodi di differenziazione, le piattaforme di differenziazione, e infatti ci abbiamo la situazione nella quale tutti usano l'indifferenziato. A me risulta che nessun negozio, nessun ristorante, nessun bar
in Calabria faccia la differenziazione. Gli uffici pubblici non fanno la differenziazione, le famiglie, la famigliuole e diciamo il normale cittadino la fa, ma non basta. Infatti. La situazione io non so come si risolverà. Certamente questa giunta ha fallito sui rifiuti, il assessore capitano ultimo ha totalmente fallito sui rifiuti, Villa Piana è l'esempio, ma anche nel Savuto ci sono altri esempi e decine di altri esempi di discariche tentate ma non riuscite. Speriamo nella prossima giunta, speriamo in un assessore all'ambiente, allo sviluppo economico, o meglio un assessore alla transizione ecologica che sappia gestire la economia circolare, cioè il riuso e la riduzione dei rifiuti con politiche industriali, politiche commerciali e un paio di discariche ben fatte in mano al pubblico. Nota per chi non lo sappia, le discariche in Calabria sono tutte in mano ai privati, con scarsi controlli e infiltrazioni mafiose.